Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, origine e fonte di ogni ordine e ministero, manifesta la Tua presenza in mezzo a noi. Tu fai vivere e sostieni tutte le creature e guidi l'umanità in una continua crescita, secondo un piano mirabile di sapienza ed amore. Nell'antica alleanza furono istituiti e presero forma e figura i gradi del sacerdozio e gli uffici dei leviti per il servizio liturgico. Ai sommi sacerdoti, pastori e guide del tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare con il loro aiuto l'immensa moltitudine del popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza sacerdotale del Padre, perché mediante il loro ministero non mancasse mai l'offerta dei sacrifici e della lode. Infine, nella pienezza dei tempi, hai unito agli apostoli del tuo Figlio altri maestri nella fede, che li aiutassero ad annunziare il Vangelo nel mondo intero. Ora, o Signore, concedi anche a noi, i necessari collaboratori, che nella coscienza dei nostri limiti invochiamo numerosi dalla tua misericordia. Dona, Padre Onnipotente, a questo tuo Figlio la dignità del presbiterato. Rinnova in lui l'effusione del tuo spirito di santità. Adempia fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e con il suo esempio guidi tutti ad una integra condotta di vita. Sia sempre in comunione di fede e di opere con l'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo giunga ai confini della terra e tutte le nazioni riunite in Cristo formino l'unico popolo santo di Dio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Sottolineiamo questo momento con un breve applauso.